due domande. Allora, invito sul palco il presidente di Blue Financial Communication, Dennis Masetti, diretto concorrente di Plus. Grazie, grazie. Essere nominati concorrenti di Class per noi è un grande orgoglio. In verità siamo molto più giovani, molto più piccoli e molto più focalizzati di Class. Per questo forse nella discussione che io presenterò oggi abbiamo la possibilità di giocare un ruolo futuro che è un ruolo importante nella comunicazione finanziaria. Noi operiamo in un settore, la nostra mission, non so, dall'altra parte, scusate. La nostra missione, vi dicevo, è quella di operare nella informazione finanziaria, però concentrati in una nicchia, che è una nicchia molto fortunata, molto attiva e molto ricca, quella del risparmio gestito in Italia. Voi sapete che l'Italia è uno dei paesi che risparmia di più nel mondo. L'informazione legata ai prodotti finanziari è un'informazione abbastanza concentrata su alcuni media. Noi vogliamo giocare e giochiamo un ruolo importante in tutti quelli che sono i prodotti che vanno distribuiti ai risparmiatori finali. Siamo agevolati in questo perché di fatto il mercato si è concentrato e un grande ruolo lo giocano, oltre che le banche, i consulenti finanziari. Quindi individuando il canale consulenti finanziari che sono in Italia, voi sapete, iscritti all'albo circa 50.000 ma attivi 30.000, si riesce a fare una comunicazione molto concentrata, molto efficace. Tutti i produttori di servizi finanziari, fondi, assicurazioni e tutti i prodotti finanziari devono essere distribuiti. Il canale di diffusione più importante è quello delle banche, una volta, sempre ancora, ma sempre di più quella dei consulenti finanziari. E su questo canale noi abbiamo sviluppato in 20 anni la nostra esperienza, la nostra expertise. Vi faccio vedere i prodotti su cui stiamo lavorando. In verità noi siamo sul mercato da 20 anni, 20 anni in cui abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che ci hanno portato a farci conoscere dal mercato e a conoscere il mercato stesso. E ci siamo quotati nel 2015 per fare un salto di qualità anche di trasparenza nei confronti del mercato stesso, dei progetti internazionali che abbiamo e di cui vi parlerò fra breve. Il progetto di crescita e di comunicazione per una casa editrice oggi è decisamente complesso, perché oggi a fare i giornali si perdono soldi. Quindi fare un prodotto che perde soldi non è così facile. I quotidiani hanno un grosso problema, soprattutto nel mercato finanziario. Sono battuti dall'informazione quotidiana che arriva online. Quindi un giornale finanziario al giorno dopo è sempre vecchio. Quindi il modello di business basato sull'informazione finanziaria che è andato bene per anni non va più bene. Nonostante tutto, la pubblicità arriva più sulla cartacea che non sul digitale, quindi il cartaceo va conservato. La nostra scelta è di fare un mix di offerta che contenga cartaceo, digitale e anche eventi e manifestazioni, tutta l'area educational che è un'area su cui c'è un grosso margine di guadagno anche. Abbiamo cominciato, come vi dicevo, nell'area B2B con Blue Rating, che era un sito che si occupava di rating di prodotti finanziari, poi ci siamo mossi verso altre realtà. In questo momento noi abbiamo tutta una serie di prodotti editoriali che vi voglio raccontare in dettaglio. Per quanto riguarda il B2B, come vi dicevo, Blue Rating esiste da 20 anni, come vi dicevo, si rivolge al mondo dei produttori di servizi finanziari, gli asset manager, e si rivolge ai distributori. Le copertine e i personaggi sono sempre i soliti noti, anche perché in Italia alla fine sono sempre quelli gli uomini. C'è stata una fortissima concentrazione negli ultimi anni. Noi affrontiamo questo mercato con una struttura online, dei siti, delle newsletter, dei giornali, degli annuari e degli eventi. In questo modo possiamo offrire ai nostri utenti un'offerta che è un'offerta combinata, un'offerta che consente loro di comunicare col mercato dei distributori.
Abbiamo lanciato 2 anni fa anche Private per il mondo del private banking, perché crediamo che il mondo del private banking abbia grandi opportunità, e anche qui vedete i soliti noti, ma di fatto il mercato si sta anche qui sempre più concentrando. L'offerta in questo caso è sempre combinata fra online, newsletter, magazine, annuari ed eventi. La nuova tendenza su cui noi ci stiamo concentrando è quella però del mondo digitale. Tutte le banche, tutti gli operatori della finanza stanno muovendosi verso il fenomeno digitale e quello che comunemente viene chiamato fintech, la fusione fra finanza e tecnologia, sta cominciando a cambiare il mondo e lo rivoluzionerà nei prossimi anni. Quindi essere presenti in questo mercato significa capire quello che sta succedendo, supportare gli operatori in questa evoluzione e con loro cercare di crescere con prodotti anche nuovi. La logica è sempre la stessa: siti, newsletter, magazine, annuari, eventi. In questo modo noi possiamo offrire a chi opera in questo settore una gamma di offerte molto articolata. Se fossimo rimasti solo sui giornali avremmo perso soldi. Se fossimo andati nel digitale non si arriva al break even. Se si fanno solo gli eventi si resta troppo specializzati. In questo modo si allarga la gamma. Abbiamo aperto a Londra una realtà che ci serve per capire quello che sta succedendo nel mondo del fintech, che non avviene a Milano e neanche a Torino, e neanche a Roma, ma avviene a Londra o in poche capitali del mondo, che sono Tel Aviv, che sono New York, che sono poche. Sicuramente in Europa a Londra c'è una fortissima concentrazione di società che ci danno la possibilità di capire cosa sta succedendo. Lì organizziamo eventi, abbiamo un magazine in inglese e abbiamo tutta una serie di contatti. La grande sfida futura però è quella di andare nel mondo del B2B, passare dal mondo del B2B al mondo del B2C. E in questo noi ci siamo guardati attorno e abbiamo visto quali sono i modelli di business vincente. I modelli di business vincente che stanno raccogliendo pubblicità sono quelli legati al mondo dei social network. Social network significa creare delle comunità che si parlano, all'interno delle quali c'è un confronto fra degli utenti e dei provider di informazione e che col tempo creano un dialogo costante. Qual è il modello di business che sta dietro Guruf, il nostro progetto, il nostro motore di ricerca, il nostro social network in questo mondo? Il modello di business è quello di creare una comunità per creare reputation. Su questo mi fermerò fra un attimo per farvi vedere come funziona e cosa stiamo facendo. Finisco con la presentazione che riguarda le iniziative che noi stiamo portando avanti nell'area soprattutto degli eventi. Abbiamo organizzato i Private Banking Hour l'anno scorso, lo faremo anche quest'anno a Borsa di Milano. Stiamo organizzando i Fintech Age Award a Rimini, al Grand Hotel di Rimini, il 17 di maggio, e faremo anche i Blue Rating Award per i consulenti finanziari sempre a Rimini. Abbiamo acquisito l'anno scorso una compagnia che si chiama Spring Eventi, che organizza da 18 anni IT Forum, che è una manifestazione molto importante per gli operatori del mercato. Si tiene a Rimini e riunisce quasi 5.000 visitatori con tutta una serie di relatori. La vogliamo rilanciare o vogliamo dare il nostro contributo, era già lanciata, e quest'anno noi lanceremo l'evento che si chiama Digital Finance, il futuro adesso. Sarà un modo per parlarsi, per comunicare, per far vedere tutte le novità del mercato. Mentre il progetto di cui vi parlavo, il nostro social network, si chiama Guruf, è di fatto un progetto internazionale che abbiamo cominciato a sviluppare da Londra. È partito a Milano in beta in questi mesi e stiamo lavorando per creare anche ad Hong Kong una base, abbiamo già creato un database, abbiamo messo un nostro team a Hong Kong che sta organizzando appunto questa struttura. Il progetto legato a Guruf è quello di creare una piattaforma social per connettere il mondo delle persone ai servizi finanziari. Un social network della finanza non esiste nel mondo. Esistono social network che parlano di tanti argomenti di interesse, ma non esiste un social network della finanza. E noi sappiamo che il dialogo e la possibilità di comunicare fra giornalisti, operatori, professionisti, influencer, è una delle chiavi del futuro. Quando si fanno acquisti oggi, ci si rivolge al web come fonte di informazione. L'esperienza di acquisto è uno degli elementi fondamentali.
e quindi lo spazio in cui si può parlare di questi argomenti per noi è un elemento importantissimo. Il sito è un sito che parla di prodotti finanziari ed è gestito non da noi ma direttamente dai produttori stessi. Abbiamo creato quindi all'interno del sito tanti microsite, questo è quello di Chebanca, che vengono aggiornati e organizzati direttamente dagli operatori. In questo momento abbiamo circa 250 operatori nel nostro Guruf, sono operatori che hanno le informazioni basic, ma che stanno trasformando il loro microsito sempre più attivo e loro sono quelli che dialogano direttamente con gli operatori e con i risparmiatori. Perché si fa questo? Si fa questo perché in questo modo i provider possono dialogare con gli utenti finali, dialogare e creare reputation, che è uno degli elementi fondamentali del marketing digitale del futuro. Qualunque soggetto deve passare da questa strada. Quindi il marketing digitale passa attraverso la creazione di contatto diretto con gli utenti e il social network è la chiave per arrivare agli utenti, ai consumatori. Secondo progetto su cui stiamo muovendoci, però voglio dire ancora una cosa. Questo sito è gratis, non c'è pubblicità, può essere visitato dagli utenti gratuitamente, gli influencer possono mettere quello che vogliono, chi paga? Pagano i provider, perché i provider che mettono nel loro microsite le loro informazioni, se hanno traffico sono contenti di pagare e non pagano un fisso, lo possono fare a zero, pagano per engagement, tutte le volte che c'è un'azione fatta da un utente, loro pagano qualcosa. Pagano un euro, non pagano milioni di euro. Ma se ci saranno 100.000 pagine in un giorno, adesso siamo a 30.000, e soggetti pagano un euro al giorno per il traffico, voi sapete i numeri che possono venire fuori. Oppure li possiamo immaginare. Blue Advisor, invece, è un secondo progetto su cui noi stiamo lavorando, è una piattaforma fintech per il consulente finanziario. Cosa succede? Succede che MiFID 2 è una normativa che verrà in vigore dal 1 di gennaio dell'anno prossimo, obbligherà tutti i consulenti finanziari a gestire la propria attività con regole molto complesse. Noi stiamo creando una piattaforma on demand a pagamento che consentirà in questo modo di avere tutta una serie di servizi dall'emissione della fattura alla possibilità di gestire il cliente, a fare tutta l'archiviazione dei dati, tutto ciò che riguarda il cliente stesso. Perché facciamo questo? Perché se puntiamo solo alla pubblicità cartacea non ce la facciamo, non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Se puntiamo solo alla pubblicità digitale nessuno guadagna in questo mondo. Nessun sito in questo momento si riesce a stare, nessuna casa editrice riesce a sopravvivere solo con la pubblicità digitale. Se però noi ci mettiamo dentro pubblicità cartacea, pubblicità digitale, eventi e formazione, paper engagement e quindi la possibilità con Guruf di arrivare a della scalabilità assoluta perché più traffico c'è e più si guadagna, in un'ottica che è utile anche per gli operatori, perché chiaramente se uno è una banca e vuole attirare clienti ha bisogno che arrivino da lui e che si determinano a lui, che lasciano il contatto. E l'ultima voce invece è paper software. Noi pagheremo, faremo in modo che chi utilizza Blue Advisor paga per quello che prende, ma questo ci darà una grande stabilità perché una volta installato questo tipo di servizi voi sapete che c'è una forte viscosità ad abbandonare un sistema per un altro. E la grande opportunità è che MiFID 2 parte fra pochi mesi e il mercato è assolutamente impreparato a gestire questa grande opportunità. Quindi per concludere, la nostra realtà è una realtà digitale, una compagnia media, ma che guarda il futuro e che guarda le nuove iniziative per poter essere ancora sul mercato nei prossimi anni in modo vincente e in modo molto articolato. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Denis. Allora, adesso invito sul palco il prossimo relatore.